Oddio no, no, no! Bella sì. Partiamo per un'avventura in work in progress. Oggi facciamo un viaggio in solitaria. All'avventura. Allora, una novità del Betty, che certo non è vintage, però come cazzo si accende? Non mi ricordo come si accende, che figura! Eccolo! Una novità del Betty! Fisicatissimo, per cui si dormiva in tenda nei campeggi di splendide località. Quando arrivavamo, guarda che spettacolo, chi è? Rigorosamente decappottato. C'era sempre molta curiosità da parte dei Fusco, semiarrugginito. Fusco è il nome che i brasiliani danno. Let's go! Siccome all'epoca frequentavo in solitaria per le strade del nord. Era nato in Brasile e mi ha occupato il nomino. Sembra proprio una giornata tranquilla. E galla. Oddio. An vedi. A bella da papà. Dove sei andato? E se andiamo a fare una passeggiata. Ma io me lo dai uno strappo. A Dodenna. Ma com'è da ste parti? Che devi fa? Che cazzo ne so io che devi fa? Pensavo di fare un viaggetto tranquillo. Vado fai tutti via. Bella di papà, allora, che mi racconti? Che sono un po' di giorni che ci vediamo. A casa tutto bene? Tu sorella? Viva. Tutto bene? Porca mignotta, oh. Ma che sei venuta? C'ho sete. Non levare la roba. C'è tutta spada, va. La lumaca. Ah pure. Sì. Cristina. Ma vedi che è la radio? Sì e no, bevi. Bevi. Beh sì, oh che bello sta ferma! Ma che è questo? Non lo so che cos'è, vedi? Oh, sta ferma! Con quelle mani! Scia con quelle mani, non sta! Ma funziona! Oh, non funziona, sei rotto! Basta! E dai, mannaggia, ma cominciamo! Oh, con queste mani! Oh, ma non puoi stare seduta composta, ma pure con sti piedi! Dai, sto comoda! Mannaggia, mo cominciamo, oh! E mo che mani, e mo che i piedi! Mannaggia che roba! Ecco, proprio perché doveva andare tutto bene, in viaggetto tranquillo e rilassante, ecco quello che succede. In fila, non si sa quello che è successo, questa continua con i piedi sul cruscotto, non si ferma un attimo, tocca, smucina e fa. Era un viaggetto tranquillo! Ma che sta? Comincia a svuotare la cambusa! Certo, io ho fame, oh! Ho capito, ma tu non puoi smucinare così, lo devi chiedere, papà, passo via la patatina! E doveva essere un viaggio tranquillo!
succo di frutta. No, beh, mi sta svuotando la gambusa così, oh. C'avevo l'autonomia di qualche giorno, è finita. Arrivati, ma la vedo abbastanza dura, proprio tutto storto, guarda che vento che c'è stato, yeah. Qualche progress ci fanno cazzi qua. L'ascesa sul lungo lago. Sì, non scendevo, ma giusto per guardarlo, guarda com'è incassato. E che può fare? Tu può fare l'americano, americano. Ah, finiamo detto, era partita proprio male. Allora, de fuori ci si può sta, guarda che roba, il lago super mosso, abbiamo fatto una passeggiata, ma il vento non ci permette. Stasera abbiamo deciso di fare una cena salutare, lo vedi dagli oggetti che tiriamo fuori, guarda, per la bellezza di 8 euro, stasera preparo, guarda che mi sono preso una chicchetta per me che io vado matto per la corona, e panini fatti da me medesimo. A salute. Perché tanto che stiamo a preparare da mangiare la biretta, una coroncina, ci vuole una coroncina, no? Ci vuole. Cavo pure l'ingoccio. Dopo. Usare la ragazzina, ma che coroncina. E tanti giusti stanno in cottura. No, se c'è coraggio, ripeti a quello che stavi dicendo. Lo cuisci. Ho detto che i piatti, il fatto che hai detto che no, usiamo i piatti di plastica, capito? Perché no, perché si consuma l'acqua, ma non è vero, perché venerdì noi entriamo in campeggio, quindi l'acqua la possiamo rifare solo perché non ti va di lavare. Te li lavo io, papà, non è un problema che li lavo io. Esatto! Macchina qua, devi metterla là, è un diesel. Allora noi scaliamo il pane, perché scaliamo il pane, i lustri io li apro, poi li richiudo per farli cuocere meglio, per farli cuocere più dentro. Mo ci vorrebbe una forchetta però, mannaggia, fa vedere quanto sei professionale. Sì, bello così, mi piace così. Colesterolo, vieni da noi. Proprio il panino di bella, sì. Guarda un po' qua. Come sei i panini che fa papà tuo? Omicidiali, eh? Ma vieni! Che ci vede tua madre stasera? Qua un paninos! Hai detto hai fatto niente piatti, eh? Così. Com'è il panino di papà tuo? Mi si è aperto. Guarda che panino work in progress. Mm.
con birretta. Se vuoi la ricetta, sì, mi scrivi. Che cazzo di ricetta vuoi? Più sta maionese e il ketchup. Ce ne metti quanto te ne pare, un po' come ho fatto io, vedi. A te ce l'hai messa pure sotto? Eh! A me ce l'hai messa sotto! No! Mi sono truzzato! Come i pupi! Mamma mia che panino! Mamma mia come sei schifoso, Simo! Tu mi hai provocato e io ti distruggo! Mamma mia, mi sto a tenere, mi sto a tenere. Oh, ma dimmi da quanto che non mangi. No, sto un casino. Mio madre, questo video non lo vedrà mai tua madre. Ma sai chi la sente? Io mamma mia. Io. No, no, te fai cazzi tu, te. No. Quello che fanno insieme gli altri sempre un segreto. Come quando sei piccola. Quello che chiamano i marachelle. Mamma mia come sto, mamma mia come sto, oh non va a vedere male sto video, quella gli ha dato la separazione immediatamente. Non è sponsor del canale la Corona, eh? Metti così, dici, ma che fa da sponsor la Corona? No, ancora la Corona non mi fa da sponsor. Ci stiamo a lavorare sopra per farci fare lo sponsor dalla Corona. Troppa da pedalà. Dove aiuto tutto quel panino? Ci proprio a metà. Via! E tu lo stai a mangiare, tu stai a mangiare, ma tu cazzo mangio? Ma sei a 3,50 sei io. Oh, ok. Okay. 3,54. Figlio? Sono tipo quelli che comandano, non mi ricordo. Dopo la trippata, adesso la spiezzo in due. La spiezzo in due. Mo lei non sa giocare a dama, perciò posso pure barare un pochetto. Perciò sicuramente sarà caso fortuno, vincerò io. La prima mossa del professore Bella C. Quindi qua dopo. Ti devi spostare? Lo scelgo io questo? Certo. Grande. E così dovrò al posto mio. Ah, non devo muovere sempre lo stesso. No, tu muovi quella che ti pare. Così avanzo sempre. Questo è un errore. Vedi? Ah, perché non mi mangio. Io mo ti mangio. Vedi? Perché? No, io stavo qua perché ero qua. E perché ho mangiato adesso e vado avanti. A chi sta? A te. A me. Però hai fatto un errore grande. Certo. Perché? Perché tu con questa me potevi mangiare. No, non ti ho mangiato. E con questa potresti venire avanti però. E perché ci vorrei più come mangiare? Devi valutare te. Non mangio un'altra volta. Tocca a te, sposta, devi decidere quello che vuoi spostare. E come tocca? Ma ho spostato con questo? No, no, ho spostato con quello, però... Però ma sei da galla. Vabbè, ma galla, che te devo dire.
Il problema è di quando gioca un zuppano contro un altro zuppano, vedi? Eh? Malgrado non sa giocare, ma manco io so giocare, eh? Un zuppano contro un altro zuppano è un problema! Siamo troppo intelligenti. Siamo troppo stupidi, uguali.